Benvenuti a Come Prima? Meglio di Prima, secondo appuntamento dell'approfondimento politico di Canale 10. E qui con me, con noi, con voi, insomma con tutti, l'onorevole Valdo Spini. Entriamo subito in un argomento molto molto delicato. Suonano come macigni le parole di Angela Merkel. Spagna a rischio default, Italia grosso rischio di speculazione. Sarà un'estate molto calda. Ma infatti qualche volta si ha l'impressione che i partiti stiano discutendo sul nulla di fronte alla gravità invece della situazione che ci aspetta. Non solo l'ha detto la Merkel sulla Spagna, ma l'ha detto il ministro del bilancio spagnolo. Il ministro del bilancio spagnolo ha detto al Parlamento spagnolo che se non ci fosse la Banca Centrale Europea, e sottolineiamo, viva Dio che c'è Mario Draghi, che mi sembra un punto forte nell'attuale situazione, tra l'altro io ho avuto l'onore di essere suo collega di insegnamento a Scienze Politiche a Firenze tanti anni fa, ma come dicevo il ministro spagnolo ha detto che se non ci fosse stata la Banca Centrale Europea non era in grado di garantire il pagamento degli stipendi pubblici, quindi voi capite la gravità della situazione. Ora, per quanto riguarda l'Italia, la situazione è assai migliore, però questo è stato fatto attraverso una pressione fiscale che, come ha detto anche il governatore della Banca d'Italia, ha raggiunto dei limiti non più tollerabili. Ieri le cifre ci dicono che in realtà la pressione fiscale è così alta perché c'è ancora chi non fa il suo dovere, cioè c'è una parte troppo ampia dell'economia sommersa, si parla del 17% del prodotto interno lordo, e questa economia sommersa non paga quanto dovrebbe allo Stato, altrimenti si potrebbe scendere, così dicono le statistiche, sul 45%, che è comunque altissimo, per carità, ma fra 45 e più di 50 ce ne passa e ce ne passa molto. Quindi io credo che noi dovremmo concepire questo periodo proprio come un periodo in cui riusciamo a mettere a posto quei fondamentali della convivenza civile e democratica del nostro paese, senza le quali non c'è politica economica e non c'è politica finanziaria. Ecco Valdo, però proprio in tema di pressione fiscale, oggi i numeri parlano chiaro. Noi siamo intorno al 380-400 di spread, in realtà saremo molto inferiori, non si supererebbe il 200. L'evasione fiscale porta questo spread a alzarsi molto, la pressione fiscale arriva quasi al 55%, vuol dire che se un commerciante a un bar batte uno scontrino di un euro per un caffè, il 55% di questo euro gli viene portato via dallo Stato, giustamente e ingiustamente questo. Però non è facile per un commerciante pagare il 55% di tasse. Assolutamente, anche se o noi riusciamo a diminuire il debito pubblico accumulato o siamo nelle mani degli altri. Cioè, se vogliamo drizzare la schiena dobbiamo riuscire a ridurre il debito pubblico accumulato. Qual è il punto del problema però? Che se non si intravede una sentiera, una prospettiva di crescita, allora certamente c'è pessimismo e disperazione, perché si dice noi stiamo pagando, ma in una situazione che rischia di avvitarsi su se stessa. Ecco perché anche a livello internazionale, sia a livello europeo, ma diciamo a livello mondiale, perché io ci intravedo anche una battaglia per le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, indirettamente l'indebolimento dell'euro è anche l'indebolimento di Obama, no? Questo ormai è chiaro, se no Obama non telefonerebbe alla Merkel sollecitandola ad avere un atteggiamento più aperto e un atteggiamento più espansivo. E credo che sia questo il punto fondamentale. In questo senso io credo che ci sia, oltre che la spending review, ci sia molto molto da fare per poter attivare investimenti e spese che possano riattivare la crescita. Quali possono essere i modi per incentivare a non evadere? Ma io ho una ricetta, anche se devo dire purtroppo la mia voce è rimasta molto isolata, ma ne sono molto convinto. Dobbiamo introdurre largamente forme di fisco all'americana. Per fisco all'americana intendo la possibilità di scaricare determinate spese che sono connesse col reddito, con la vita reale, perché scaricare le spese mette in dialettica di interessi chi compra e vende determinate merci o servizi. Io credo che senza un provvedimento di quel genere non se ne esce. Si possono fare tutti i coefficienti di settore, i redditi presunti, ma questi sono pericolosi, perché se per esempio un artigiano un anno sta poco bene e non può giustificare che ha guadagnato meno, cioè si rinuncia a decidere quanto guadagna il singolo e si dice quanto deve guadagnare la categoria. Io credo che il fisco all'americana sarebbe accolto da tutti come un elemento di grande giustizia fiscale e di grande giustizia retributiva. È una provocazione, Valdo. Se oggi l'Italia, come dice la Merkel, è a rischio uscita dalla UE, ma se io avessi 100 euro in banca, se si torna alla lira, quanti ne avrei? Diciamo il punto è questo,
i 100 euro probabilmente continuano a valere, ma quanto varrebbero le 100 lire in cui comincerei a essere pagato? Varrebbero molto meno del cambio con cui si è proceduto al cambio fra lire ed euro. È evidente che è un, diciamo così, sarebbe cadere probabilmente dalla padella nella brace, sarebbe possibile svalutare massicciamente e esportare di più, ma attenzione, le esportazioni italiane stanno andando abbastanza bene, sono in aumento malgrado tutto, però certamente il reddito disponibile in tasca ai cittadini sarebbe assolutamente deprezzato. Sì, perché il marchio Italia comunque tira sempre in tutto il mondo. Ancora, questo è il punto forte, infatti la priorità che deve avere questo governo, io non mi stancherò mai di ripeterglielo, non mettiamo in discussione di fatto la struttura produttiva del nostro paese, perché questa è ancora buona, è ancora, specialmente in certe regioni naturalmente, è il fatto che fa ancora registrare un segno più nella nostra bilancia delle esportazioni. Capitolo che ti riguarda personalmente, e io ne vado fiero e sono molto contento di poterne parlare quanto ne vuoi e quanto ce n'è di bisogno. Città metropolitane, a Venezia ha sancito un passo importantissimo, una tua vittoria che abbiamo toccato la settimana scorsa, però oggi vorrei che un attimino ci dicessi di più su queste città metropolitane che dal 2014 molto probabilmente entreranno in vigore. Allora, in 10 città d'Italia al posto della provincia si afferma la città metropolitana, quindi nessuna duplicazione, la provincia sparisce a Roma, Milano, Bari, Firenze, Bologna e quant'altro. Al suo posto c'è una città metropolitana che in un primo momento ha come sindaco di diritto il sindaco del comune capoluogo, poi sceglierà il modo di sceglierselo e io sono favorevole che venga eletto direttamente, che è uno dei modi che venga prefigurato. In questo modo tutta una serie di decisioni che non vengono prese perché è oggetto di una contrattazione puntigliosa tra i vari comuni che appartengono a un'era preindustriale come divisione dei comuni italiani rispetto a quella dell'urbanesimo, tutta una serie di decisioni potranno finalmente essere prese senza un batti e ribatti che di fatto ha ritardato molte decisioni che hanno attinenza all'economia e alla produzione. Di qui allora il fatto che ci attendiamo al tempo stesso più efficienza e al tempo stesso più partecipazione democratica, perché io posso anche avere vivo il mio piccolo comune, ma se rifiuti, acqua, trasporti me li decide qualcun altro, evidentemente non ho potere democratico. Perché il presidente della provincia di Firenze dice è un salto nel buio? Ma tutte le novità sono in qualche modo un salto nel buio, però era un salto molto atteso e quindi in questo senso il buio non c'è, perché la prima previsione legislativa che individua anche Firenze naturalmente per fare le città metropolitane è 1990, rafforzata dalla legge costituzionale numero 3 del 2001. E quindi si tratta nell'un caso di più di 20 anni fa, nell'altro caso di più di 10 anni fa. Beh, insomma, sarà anche buio, ma sarebbe il caso di prendere anche di petto l'altra frase che non si può imparare a notare senza buttarsi in acqua. In tutto questo il nostro sindaco non si espone molto, ma mi sembra che ultimamente non lo faccia se non per dare un colpo a destra, un colpo a sinistra e non si capisce da che parte stia. Come vedi questo atteggiamento del nostro sindaco di Firenze ovviamente? Io sono convinto che il politico, vecchio o giovane che sia, deve essere soprattutto un realizzatore e questo laddove ho avuto responsabilità istituzionali mi sono sforzato di fare per tutta la vita. Nel caso della città metropolitana, ieri ho avuto un messaggino carino di un amico che mi diceva è premiata la tua lunga battaglia solitaria. È vero, all'inizio non ci credeva nessuno, ma certamente sarebbe una riforma di portata storica e quindi è molto più importante fare riforme di portate storiche che chiacchierare al vento di giovani al posto dei vecchi. Non credo, certamente i giovani hanno una corsia preferenziale rispetto agli anziani, ma alla fine tutti ci misuriamo sulla capacità di sapere rispondere ai problemi, di essere all'altezza delle aspettative. Chiudiamo con un'ultima considerazione. Firenze l'altra volta ti ho chiesto come sta, questa volta ti dico come potrà stare. Soprattutto questa è una domanda che si fanno i giovani, nei prossimi 5 anni. Ma se la città metropolitana significa realizzare l'aeroporto, realizzare infrastrutture decenti e così via, questo evidentemente alzerà il livello della vita economica e sociale e darà più occasione ai giovani. Oggi rischiamo che, diciamo di essere quello che il mio vecchio professore di economia chiamava la Giotto Cimabue & Co., cioè una città che vende il suo passato. Siccome invece abbiamo anche dei punti molto importanti nel presente e nel futuro, credo che un sistema infrastrutturale di vita che sia all'altezza ci possa consentire di dare una speranza ai giovani, ecco perché la città metropolitana riguarda anche i giovani. Grazie onorevole Spini. Grazie. Come prima,
Meglio di prima. Se c'è qualche dubbio, se c'è qualcosa che non vi torna di ciò che diciamo, scrivetecelo senza paura e noi siamo qui perché siamo al vostro servizio, siamo sempre al vostro servizio, perché questa è una televisione per il cittadino e l'onorevole Spini è qui con noi per spiegarci tutte quelle cose che magari rimangano un pochino sotto sotto nascoste. Arrivederci.